Signori, bentornati in un nuovissimo video su Dragon Ball Legends. Oramai chiunque aveva perso le speranze sul ritorno di Dragon Ball Legends su questo canale, ma come io vi ho detto spesso anche nell'ultimo video che avete visto, che era la pull su Goku Ultra Istinto, certi nomi strani. E come ho detto, pullo principalmente, cioè sul canale porto i pull perché a giocarci non ci gioco nemmeno io, sincero. Non ci gioco più come una volta, se ci giocavo fisso H24, 7 giorni su 7, no. Però sicuramente lo gioco giusto quando c'è qualche celebrazione. Mi piace pullare sul personaggio, lo provo un po'. Questo è un pochettino il mio Legends. No, infatti oggi ci troviamo qui con le pull del sesto anniversario. Dragon Ball Legends ha fatto il sesto anniversario, per fortuna di Dio. E riusciamo finalmente a pullare e sono usciti due bei personaggi. Li vedete già a schermo, li vedete sulla grafica. E veramente tanta tanta roba. Quindi vediamo un pochettino se oggi sculeremo o meno. So che a molti di voi piace Legends e piace che porto questi video, quindi fatemelo vedere con un bel commento qui sotto e lasciate un like al video, così so che anche nelle prossime volte usciranno altri banner e altri contenuti che possono, per me, che posso ritenere, diciamo, divertenti o comunque carini da pubblicare sul canale. Sicuramente ve li porterò. Per il momento pulliamo su questi due banner. Poi, se c'ho la voglia di giocare un pochettino, sicuramente potrei farci qualche stream su Twitch. Link in descrizione, come sempre, canale Twitch. Per quanto riguarda, non so, qualche ranked così per ride, giusto per provare un po' i personaggi. Ma non vi assicuro nulla. Le pull sicuramente le vedete adesso. Poi può darsi che quando uscirà la seconda parte, qualche altra cosa, potrei portarvi altri video. A parte questo, ragazzi, volevo ricordarvi e informarvi che in descrizione, come sempre, trovate il mio secondo canale dove sto pubblicando, oltre a Marvel Snap, il gioco di carte di Dragon Ball. Se siete interessati e vi piace vedere un pochettino anche il gioco di carte di Dragon Ball, potete iscrivervi al canale e trovate dei contenuti lì sul secondo canale. Detto questo, abbiamo parlato anche oltre. È un fresh questo account, non è un vecchio account mio, non ho formato nulla. L'ho comprato a poco più di 10 euro, quant'è? Quindi veramente un cavolo. E andiamo su Summon, naturalmente. E quindi, sincero, come ogni volta che faccio questi video, diciamo è un investimento, no? So che a voi piacciono questi contenuti e a me fa piacere anche portarvi qualcosina di diverso, no? Allora, ci troviamo con le pull. Abbiamo questi due incredibili nuovi personaggi che non so minimamente come funzionano. Non ho letto minimamente i kit, sono letteralmente così blind. Sto andando a pullare giusto per simpatia e bellezza dei personaggi. Non ho visto nemmeno i banner per farvi capire. Non so nemmeno chi dei due sia più forte. Sono tutti e due forti, immagino. E fatemelo sapere sotto nei commenti, naturalmente, che so sicuramente che voi siete molto più informati di me, visto che io comunque Legends lo vedo ogni tanto, quindi ogni tanto mi interessa un po' del meta, di qualche Zenkai che fanno, ma a giocarci, come vi ho detto, non ci gioco da una vita praticamente. Abbiamo rate doppio, sì, rate doppio, abbiamo 20% di sparking e il doppio delle Z Power, ok. Vorrei vedere un attimo il banner, se mi ricordo dove si vede, qua mi pare. Hanno aggiornato un bel po' il gioco, dall'ultima volta che ci ho giocato, quindi ho notato pure che hanno messo tipo che erano dei ticket là, non lo so che hanno messo. Allora, abbiamo ecco qua la nuova LF. Io pensavo uscissero subito con l'ultra, probabilmente l'ultra sarà nella seconda parte, come scammano sempre. Abbiamo due special move, credo, una con Goku, una con Vegeta, e l'altra sarà combinata tipo con Gogeta. Ripeto, non ho minimamente visto come funzionano i personaggi. Sono tutti e due gialli, ora che ci faccio caso, ok. Poi abbiamo piccola LF, perché questo mi pare che ricevuto l'equip unico, mi pare, ai tempi. I Gamma va benissimo. Vabbè, questi sono i personaggi quando uscì Beast. Gokuza va benissimo. Ah, diciamo Goku Ultra Istinto, che questo, se dovessi ricevere lo Zenkai, sarebbe molto carino da fare la tumorata nel PvP. Bardock, Vegeta Evo, il mio incubo sul mio vecchio account, sincero. Zamasu pure questo, c'avevo Ultra 14. Broly, buonanima. Broly, il nuovo Sparking, ok. E basta. Questi sono i personaggi del banner di Goku e Vegeta. Mentre invece da Vegito, vediamo un po' cosa c'è. Io ho fatto nemmeno il download, sincero, quindi in realtà è un po' a sentimento. Belli, io probabilmente punterò più su Vegeta perché a me piace di più. Poi può darsi che Gogeta è più forte, questo non lo so. Il nuovo Vegeta LF, che ho visto un pochettino me, diciamo. Goku Kid, Goku Dynamax, va benissimo. Loro, vabbè, buonanima. Gogeta quarto. Vegeta Machine, Goku Super Saiyan 3. Vabbè, ci sono un bel po' di Zenkai comunque. Qua abbiamo tutta la saga di Z e di là abbiamo tutta la saga de...
del film. Cioè tutto il film abbiamo. Va bene, diciamo che come banner può essere carino, nulla di sbroccato di roba, però la maggior parte di stagioni si usano come Zenkai Bench, quindi tutto da trovare. Ma noi siamo qui per trovare i nuovi personaggi. Ve lo dico, 70.000 crono, ma non le pulerò tutte in sto video, perché sennò sto video durerebbe un'ora e mezza, no? Quindi più o meno mi farò giusto un giro da una parte, un giro da un'altra, che ci sono le scontate pure, e poi andiamo direttamente, probabilmente pulerò un pochettino di più su Vegito. Allora, io direi di partire con Gogeta. Abbiamo la prima multi da 300. Io spero di sculare, anche perché su Legends mi è molto difficile, ecco. L'ultima volta che ho pullato, che era su Goku Ultra Ultra Istinto, spesi 60.000 crono, 50-60.000, cose del genere, e non andò benissimo. Quindi, boh, vediamo se riusciamo a scolare qua. Riuscirò a trovare un account dove sculo di Cristo? Bella domanda. Anche perché, se sculo, a me fa piacere anche giocarci, no? Genkidama prima multi, che dovrebbero essere tre personaggi, o questa prima multi, diciamo. Quindi un po' a risparmio, ma subito Genkidama. Vediamo giusto qualche animazione nuova. Non vi metto l'audio del gioco perché c'è musica copyright, quindi non avrete la musica del gioco. Fake outino, ok. Gotenks, bello, questo è il è la sparking normale. Oh, subito il nuovo Broly, ok. Subito due sparking della multi, quella scrausa. Vabbè, in realtà è già come se avessimo sculato, no? Certo, trovare subito l'LF nuova la prima. Qui, frate, se spaccavo qualcosa. Va bene, Broly l'abbiamo trovato. Trovassi la nuova LF, abbiamo pure un team decente, no? Ci possiamo fare un movie carino. Vediamo un po', qua fa download, ma in realtà fa download con qualsiasi cosa, sincero. Non è quello il problema, diciamo. Cioè, non c'ho niente, è un account fresh, praticamente. Vabbè, sta multi è abbastanza scrausa. Pull release Rainbow, release argento. Non sono abituato a pullare sulle linee, sincero, è da una vita che non ci pullo. Quindi non mi ricordo nemmeno l'animazione. Beh, questa la skip, sembra abbastanza una cafonata, infatti. Non mi ricordo nemmeno, mi ricordo solo che Trunks è il PG nuovo garantito, mi pare. Bardock pure, no, aspetta, uno Bardock per PG nuovo, mentre Trunks era il nuovo del banner nuovo. Cioè, io tipo, se non ho trovato una spacchia, pare che Bardock me la può da mo. Non mi ricordo, sincero. Poi vabbè, c'è la Broly Animation che ti dà la LF. Diciamo che sono un po' vecchiotto per quanto riguarda l'esame. Ma poi non so nemmeno se hanno aggiunto qualche nuova animazione, non credo. Qua credo che sarà un parere. Oh, Puller Goldo. Goldo, c'è la Sparking qua dentro, ok. Dai, gioco, si scula, così mi tengo l'account e ci farmo un pochettino. Pochettino, non esageriamo. Diciamo che ok che è della saga di Majin Buu, ma non è il Buu, non è il personaggio che volevamo. Un'altra Sparking 17, ok. Non so manco se si gioca ancora, credo di sì, stellato, no? Era buono ai tempi, mo Buu. Non lo so, diciamo che il meta non lo seguo da un bel po'. Ho visto solo Golden Frieza Ultra, che era bello forte ultimamente, po' amen. Non mi sono interessato più di tanto. Golden Frieza, poi che c'era SC17 pure che era forte. Peraltro devo capire un attimo se queste due LF quanto sono forti, ecco. Quale è migliore da avere? Oh, attenzione ragazzi. Qua secondo me c'è una Broly Animation con Jago e Ghiacciaio. Dai, obbligatorio la Broly Animation. Vediamo un po', vediamo se abbiamo sculato. Frate, qua è obbligatorio proprio. Vai Goku, forza, carica questa LF, caricala. Caricala, subito Broly Animation. Forza, forza. Allora, però il problema di sto banner è che ci sono tipo 4-5 LF. Vabbè, noi comunque ci speriamo. Però diciamo che se non ti dà l'animazione col banner nuovo garantito, fare una Broly Animation è un po' triste. Anche perché qua ci sta pure il vecchio Broly LF. Cioè, trovi quello, bestemmi tutti i santi. Forza, forza, ci crediamo. Forza e coraggio. Dai, Gohan, attenzione, SP LF, è proprio lui. Proprio loro, signori. Al primo giro. Grande sculata, mamma mia. Questo è l'account definitivo. E adesso puliamo anche Vegito subito. Ve lo dico io. Questo è l'account scriptato che dice: torna a giocare a Legends, perché loro vogliono i miei soldi. Ma non capiscono che non avranno manco un euro. Guarda, già ho dovuto spendere dei soldi per prendermi l'account. Già. E sono andato oltre, no? Quindi diciamo che va bene così. Gli unici euro che avrà Bandai, che poi alla fine, vabbè, spacciatore e altro. Gogeta, carino. Chissà se metteranno come su Dokkan il Super Zenkai, tipo. Cioè lo Zenkai allo Zenkai. Chissà se lo metteranno un gioco. Credo di sì. Anche perché ci sono alcuni personaggi veramente vecchiotti. Tapion, buon animo questo.
Cioè, l'abbiamo trovati subito, ma relativamente proprio subito. Quindi tanta roba. Ditemi naturalmente nei commenti, ragazzi, se il personaggio è worth da giocare a 3 stelle o è obbligatorio a 6. Perché, come sapete, su sto gioco le LF, se non le giochi a 6 è un po' triste, ecco. A differenza delle Ultra, che anche a 5 più o meno vanno bene. Ma le LF, sì, a 3 stelle hanno le stats basse. Poi darsi che questi sono fortissimi, non lo so. Allora ci facciamo l'ultima e poi abbiamo la free e poi andiamo da Vegito. Ma io direi che già abbiamo scolato, troviamo un'altra copia, sbancheremo, ma non credo di riuscire a trovare. Attenzione, 3 pod e ghiacciaio di nuovo. Ma comunque Broly il re mi ha portato più. Che poi quella multi c'erano 20% di SP, si è sentita, 20% di SP, tanta roba. Full gold, attenzione. Attenzione Brola. Vado back to back. Ah, se ritrovo back to back io mi immagino già gli insulti qua nei commenti. Porca troia, io ci ho pullato 50.000 crona. Vi capisco, ragazzi, non vi preoccupate. Io Legends l'ho schifato proprio per questo. Più altro io shafto sulle ultra, sulle LF, dove, diciamo tra virgolette, si può shaftare, visto che poi te lo puoi prendere garantito dallo shop, no? A differenza delle ultra, che se non le trovi, non le trovi, punto. Quindi diciamo che ci sono abbastanza abituato. LF, attenzione, Gokuza. Buona Gokuza. Non male. Ma credo che sia sceso un pochettino, no? Specialmente giocarlo ma a 3 stelle. Figurati, io ai tempi ce l'avevo sull'account a 7 stelle, mi pare. Mi ricordo nemmeno. Era tanta roba ai tempi. Ma sicuramente sarà calato, perché giustamente il meta è vario. Cambia, però sicuramente possono fare sempre la loro sporca figura. Un'altra SP, attenzione. Ah, Frieza Revive. Questo pure se giocava con Gokuza. A 14 stelle, ma se giocava. Vabbè, abbiamo trovato un'altra LF, va benissimo. Abbiamo quasi chiuso il banner, sincero. Un'altra LF di una che non abbiamo, va bene. Oppure mi dai la nuova. Guarda, io già ho sculato la nuova, probabilmente o sull'anniversario di Doc ne esplodo. Cioè, due sole cose. Oppure da Vegito shafto come un cane, perché scula su Legend è veramente raro per me, Raro. A volte se scula è proprio perché il gioco, capito, mi vuole far tenere l'account e tutto. Vuole far rimanere lì a giocare. Vabbè, questa è abbastanza. Oddio, forse la SP c'è, Vediamo. Skippo? Sì, skippo, è una cacata. C'era Gotenks Extreme, va bene. Tutto quello che vuoi, capo. Ok, ragazzi, dirigiamoci da Vegito e vediamo un pochettino. Facciamo un giro. Però vabbè, già abbiamo sculato la nuova LF, tanta robetta. Gogeta l'abbiamo trovato, è il momento di Vegeta, che io poi preferisco. Cioè, io preferisco sti Goku e Vegeta piuttosto che questi qua blu. Che poi questo è un riciclo dei vecchi Blue Boys, no? Più o meno l'artwork, mettiamola così. Sicuramente è modificato un po', però. Prossima, Vegito. 20% SP, comunque 20% SP vantaggia molto, avete molta più probabilità di trovarlo. Ho visto già gente, ho letto dei commenti da alcuni gruppi che la gente già ha shaftato come lo schifo. Purtroppo, ragazzi, è un gacha. Però ripeto, se tu qua shafti comunque al marchepad te lo prendi coi coin, no? Perlomeno è la ultra, sì, che se shafti lì veramente ti fai male. Io ormai le ultra, se non spendo 100k e le shafto, non sono contenti, Goten, vabbè. Oh, attenzione, Gohan, vabbè, da Zenkai Bench, quando riuscirò a farlo Zenkai. Ecco, l'unica cosa che io odio di Legends, ogni volta che lo devo ricominciare, è che mo mi dovrei, se volessi giocarlo decentemente, rifarmare i tip, rifarmare gli Zenkai. Ragazzi, cioè a me solo questo mi passa la voglia di giocarci, perché comunque ci devi stare dietro al gioco, non è che lo puoi abbandonare. Non è che ci puoi giocare una volta ogni tanto, no, Sfera del Drago, vabbè. È l'unica cosa che proprio dico, no, non... Mi passa proprio la voglia, soltanto a pensare che io devo rifarmare tutto quello che ho farmato precedentemente. Dico, ma chi me lo fa fa? Per questo vi porto giusto ai video pool, che sono divertenti da vedere, sono carini. Poi, specialmente se si scula, se si shafta, io mi incazzo un po'. Però so che a voi fa piacere anche quando shafta. Bastardi. Vabbè, qua c'è la SP per puro miracolo. Pure il Majin Buu che è free to play. Attenzione, Goku. Vabbè, raga, questa la posso skippare così. Goku SP, va bene. Rispetto a prima già stiamo sculando di meno, perché prima abbiamo trovato pure subito Broly, Cioè abbiamo trovato già tutti i personaggi nuovi del banner di Gogeta. Vediamo se Vegito ci darà lo stesso del contenuto. Ma devo trovare in un giro sia Gogeta che Vegito. Tanta roba sarebbe. Che poi un giro non so nemmeno quante crono sono. Saranno 4.000-5.000 tipo. Una cosa del genere, non ho nemmeno controllato. Sì, saranno tipo 5.000 crono, credo, un giro, contando le scontate delle prime due multi là. Feccautina, beh, sta multi è orribile, sì.
Attenzione, questa è un fake out matto. Attenzione, attenzione. Master Roshi, bello. Guarda, trovo pure Goku Kid. Stiamo a posto. Che poi Goku Kid nella saga di Majin Buu ce l'hanno buttato a caso come left. Ma pure cosa? Vegeta e Settiere là. Sì, Settiere, Vegeta Red. Perdonatevi ragazzi se uso termini di Dokkan, ma è l'abitudine. Sì, comunque dovrebbe stare tipo sulle 5000 crono. Un giro. Il primo giro almeno. 5 pod, Namek. Ma finché non esce ghiacciaio, sì, a me non è che mi ispira tantissimo. Prima abbiamo fatto Broly back to back. Mamma mia, sì. E mi ricordo che ai tempi quando uscì la prima volta la Broly Animation per trovare quell'animazione, io non so quante crono spesi. Cioè, è passato tipo più di un anno per trovare una volta nel mio account principale ai tempi. Mamma mia, che brutti i tempi quelli. C16, qua abbiamo la SP, vediamo. Comunque 20% SP ne sto trovando poche, sincero. Oh, attenzione! No, Vegeta pur sbagliato, vabbè. Questo da Zenkai Bench, se riuscirò mai a farlo a 7 stelle. Un altro Master, scusa, ma Master Roshi è in red up, perdonami. Ho trovato più volte lui che un PG in red up. Io ho capito che è simpatico da giocare, però simpatico non vuol dire forte. Non vuol dire meglio della nuova LF. Vabbè, abbiamo trovato comunque pure... Lui ha fatto 6 stelle, giustamente, 2 copie. Dai, vogliamo Vegito, ragazzi, Vegito. Che poi al massimo, se non dovessimo trovare in sto video Vegito, probabilmente o puliamo in stream, così giusto per fare una pullata goliardica, oppure vi faccio un altro video. Anche perché Vegito, ripeto, preferisco Vegito che Gogeta. Gogeta l'ho trovato subito, giustamente. Quello che voglio io, però, sempre devo bestemmiare. Non c'è niente. Ok, nulla di nulla, nada de nada. Manco una SP per ride. Non so se skipparla, sincero. Potrebbe fare... guarda, questa multa è proprio triste. 20% SP, 0 SP? Davvero? Porca troia, frate, 20%. Io ho capito che si può shaft anche, però almeno una così per contentino. Anche perché io non avendo nulla, sai, è tutto di che guadagnato. Vabbè, consigliatemi pure qualche team se avete già visto da... Questa è l'ultima multa, comunque. Se avete visto già da qualche altra parte qualche content creator che porta Legends, qualche team simpatico, no? Da giocare con Gogeta. I personaggi li avete visti, ragazzi. Le Sparking sono quelle che ho pullato. Se mi volete consigliare qualche team, qualcosa, Vegeta come ultima multi, vabbè. E così inizia a giochicchiare qualcosa. Vediamo un po'. Vegeta qua, Vegeta, oh mio Vegeta. Ma io direi che questa l'ultima multi va bene. Poi se no il video dura mezz'ora, finiamo manco per domani. Però devo ritenermi soddisfatto, trovato subito Gogeta, naturalmente trova pure subito Vegeta, era impossibile. Gone Ultimate, vabbè, Gone Ultimate, qua abbiamo Tarlessigna, beh, era credo per Gone quella, quel Vegeta. Oh, bella sta Gale, carino come bello, vabbè, sto Vegeta, buonanima. Caulifla, oh, fake out, attenzione, attenzione. Nah, ci abbiamo tutti sperato, e invece il voto cosmico. Però 20% di SP fa comodo, ripeto, per un account nuovo specialmente, tutto di che guadagniamo. Poi abbiamo anche doppi rate su, sì, doppi rate, doppie Z power, quindi tanta robetta. Va bene, signori, io per il momento mi fermo, abbiamo speso 7000 crono in totale, e abbiamo trovato Gogeta, Broly, e in realtà qui, manca pure il Kaioshin qua, il Kaioshin di sto cavolo, e da trovare. Va bene, signori, io per il momento mi fermo. Spero che questo ritorno vi sia piaciuto. So che molti di voi me lo chiedevano di Legends. Prego, ragazzi, tutto vostro questo video. E ci becchiamo sicuramente, ripeto, o in stream per pullare su Veget, oppure direttamente un altro video vi faccio. Quindi, ragazzi, aspettatevi altri contenuti riguardanti Legends. E sicuramente, se nella seconda parte uscirà qualcosa che vi piace, sicuramente vi porterò anche lì il video pool. Ragazzi, io vi saluto, grazie mille come sempre per supportare i miei video e se vi iscritti al canale, grazie mille e ragazzi, noi ci becchiamo ad un prossimo video.